Ciao Flavio, sono papà. Bene, Bella, come stai? tu? Dove sei adesso? Sono in discorso, in tour. Siamo alla nuova puntata di questa serie di documentari. E questa è una puntata abbastanza difficile perché dobbiamo mettere l'accento su come Scientology riesca a suggestionare e a lavare il cervello di una persona. E qui noi stiamo parlando di nostro figlio, quindi non stiamo parlando di estranei. È cosa molto difficile da digerire, ma deve essere compresa, perché questo è l'intento, di quello che fanno i servizi segreti di Scientology, che all'interno vengono chiamati Ufficio degli Affari Speciali. Facciamo un passo indietro. Avete sentito la telefonata, l'inizio della telefonata con Flavio, che avviene nel gennaio del 2017. Come facciamo a parlare con Flavio? Tony Ortega, che è un blogger, uno dei più assidui e influenti blogger e critici di Scientology, ci fa avere un numero di telefono che dice di aver ricevuto da una sua fonte. Noi pensiamo che questa fonte, cioè non ci arriviamo subito, noi ovviamente all'inizio siamo abbastanza perplessi, ma un numero dove può essere rintracciato Flavio, bene, vediamo se può essere rintracciato. Capiremo dopo che questo numero è stato fornito ovviamente a Tony Ortega da l'Ufficio degli Affari Speciali, cioè dai servizi segreti, con un intento ben specifico che poi analizzeremo nel dettaglio quale fosse stato l'intento di OSA nel farci avere questo numero di telefono. Bene, quindi Tony Ortega ci fa avere questo numero di telefono e noi facciamo il numero e iniziamo a parlare con Flavio, come avete ascoltato. Facciamo un passo indietro perché succede qualcosa sempre nel gennaio del 2017. Nel gennaio del 2017 Flavio, tra virgolette ovviamente, perché guidato, comunque il blog stesso è scritto dall'Ufficio degli Affari Speciali, Flavio, tra virgolette, pubblica un blog nel quale fa delle affermazioni molto pesanti e molto importanti. Noi come facciamo a conoscere che esista questo blog? Perché attraverso il nostro altro blog, che si chiama Accademia, riceviamo un commento, ovviamente da sconosciuto, che ci dice: ma avete visto che Flavio ha fatto un blog? E mette il link. Ovviamente noi andiamo a questo link e vediamo questo blog. Ora, voglio mettere l'accento su cosa viene scritto su questo blog, perché qui potete comprendere quanto sia profondo il male e quanto sia profondo quello che l'Ufficio degli Affari Speciali intende fare. Il loro scopo è uno solo quando c'è qualcuno che li critica fuori da Scientology. Il loro scopo è quello di silenziare questi attacchi. Il nemico deve essere silenziato. Noi stavamo facendo parecchio lavoro in precedenza, quindi verso il dicembre del 2016, riportando quello che succedeva negli Stati Uniti, dove Lia Remini e Mike Rinder avevano cominciato una serie documentario chiamata La mia fuga da Scientology, dove intervistavano persone che erano state abusate da Scientology, una serie che ha avuto un tremendo successo e che ha ricevuto inoltre un Emmy Award. Riportavamo sul blog dei servizi segreti, inoltre, io direi l'emblema di questo bersaglio libro, di questa attività degli uffici dei servizi segreti di Scientology, dove loro attaccano la persona e sono determinati a distruggerla. Sto parlando di Paulette Cooper. Paulette Cooper è stata una delle prime critiche di Scientology, la quale ha scritto un libro, Lo scandalo di Scientology. Avendo scritto questo libro era diventata una minaccia pesantissima per Scientology.
e Scientology non si è tirata indietro in nessuna azione. Il loro scopo era quello di farla impazzire e carcerarla a vita. Come hanno fatto queste azioni? Queste azioni le hanno fatte intrufolandosi ovviamente nella sua vita attraverso persone che pretendevano di essere amici, eccetera. La storia è abbastanza complicata e lunga, ma potete accedere al blog e leggere quello che c'è scritto. Diciamo che il sunto era quello di far sì che la polizia, così come ha fatto, la arrestasse per una presunta minaccia che la Cooper avrebbe fatto di mettere bombe nelle chiese di Scientology. Queste cause legali per la Cooper sono andate avanti anni, sino che era giunta veramente alla disperazione. Ma succede una cosa negli anni 70. Negli anni 70 l'ufficio degli affari speciali, quindi i servizi segreti, vengono invasi dall'FBI attraverso un'irruzione sia a Washington che a Los Angeles, e viene trovato il programma chiamato proprio Freak Out, quindi fatele impazzire, dedicato a Paulette Cooper. Il sollievo di Paulette Cooper ovviamente qui è enorme, e la conferma è che tutte le azioni che erano state fatte, veramente agghiaccianti, erano state ideate e messe sotto forma di programma dall'ufficio degli affari speciali. Quindi noi riportiamo nel nostro blog tutte queste cose, riportiamo i video di Lira Mini che intervista Paulette Cooper, dove queste cose vengono espresse e vengono spiegate nel dettaglio. Oltre a ovviamente molti altri articoli sul blog e anche capitoli del libro che trovate su Scientology Servizi Segreti, Scientology contro Claudio Lugli. Quindi l'ufficio degli affari speciali doveva fare qualcosa per silenziarci, quindi per mettere fine ai nostri interventi su internet, ai nostri blog, ai nostri libri. Cosa fa? Come loro usanza, prende un familiare, questo come avete visto all'inizio di questo documentario, ho riportato ad esempio la figlia di Mike Rinder che è stata presa, ha fatto video contro di lui, ha fatto blog, azioni incredibili. Il padre di Lira Remini, per esempio, è stato anche lui preso dagli uffici dei servizi segreti e gli è stato fatto parlare contro la figlia. La stessa sorella di Paul Haggis, il regista premio Oscar internazionale, è stata intervistata e anche lei ha parlato contro il fratello che ha criticato e ha lasciato Scientology. Ma ci sono decine e decine di queste azioni portate avanti dall'ufficio degli affari speciali. Azioni che ovviamente non sono dirette a chi sa leggere fra le righe, ma sono dirette proprio alla persona stessa, quindi a noi o a Paul Haggis o a Mike Rinder, per creare turbamento, quindi per fare in modo che la persona dica mi devo fermare, perché qui ne va della mia vita, ne va di quello che io sto cercando di proteggere. Quindi non si fermano davanti a figli, davanti a sorella, davanti a padri, non si fermano. Lo stesso hanno fatto con Flavio. Con Flavio cosa hanno fatto? Non hanno inciso un video, ma hanno creato questo blog. Voglio leggervi qualcosa che, come inizia questo blog. All'inizio Flavio dice sono a Clearwater, faccio questo, faccio quest'altro, e poi dice mi piacerebbe parlarvi un po' di me, cosa faccio e quello che sono. So che negli anni passati sono state dette cose circa me e la mia vita. È molto duro per me ammetterlo, ma le persone che hanno sparso tutte queste maldicenze su di me e la mia religione sono mio padre e mia madre, Claudio e Renata Lugli. Qualche anno fa sono cambiati. Non sono mai riuscito a trovare una vera spiegazione che riguardi quello che veramente è successo a loro, ma a un certo punto loro sono cambiati. Quindi alla fine, dopo averci pensato per molto tempo, ho deciso di pubblicare questo blog, perché sono stufo delle bugie, dei segreti senza senso e sono stufo di essere diffamato da queste persone che io ho sempre amato, che mi hanno cresciuto senza farmi mancare nulla e che da parte mia ho sempre cercato di aiutare. Ecco, questo è l'inizio di questo blog. Già solo da qui potete vedere
c'è l'incongruenza di quello che dice Flavio. Flavio dice che noi abbiamo sparso dicerie su di lui e la sua religione. Noi non abbiamo sparso nessuna diceria. Noi abbiamo scoperto tramite rivelazioni di importanti dirigenti quello che veramente succedeva in Scientology. Quindi, ma questo è quello che Flavio avrebbe detto, non quello che Flavio ha detto? Questo Flavio ha scritto su questo suo Flavio, di sicuro è quello che hanno scritto l'ufficio degli affari speciali. Non è che Flavio si mette lì a scrivere questo e quanto è successo. Perché Flavio... Se ho capito bene, se non può andare neanche su internet, non può avere, non ha un blog, non ha niente, quindi si capisce da sé una roba del genere. Esatto, quindi in primo luogo Flavio non aveva un accesso a internet, non ha un accesso a internet. Quindi è impossibile che Flavio decide di creare un blog. È veramente cosa improbabile e non è autorizzato a farlo. Questo in primo luogo. In secondo luogo, le cose che dice sono tutte cose false. Noi non abbiamo mai espresso dicerie su di lui o su Scientology. Abbiamo espresso, abbiamo pubblicato attraverso i nostri blog, quello che i dirigenti affermavano e che si è riscontrato essere vero, visto che è confortato da parecchie testimonianze. Ma al di là di questo, Flavio dice: mi sono sorpreso, allora noi siamo cambiati a un certo punto. Quando Flavio venne nel 2010, noi abbiamo parlato con lui a fondo e gli abbiamo detto tutto quello che succedeva. Quindi lui sa esattamente come mai noi abbiamo lasciato Scientology. Quindi non è che può essere sorpreso, sono cambiati a un certo punto, eccetera. Lui sa esattamente che noi abbiamo lasciato Scientology perché Scientology si è dimostrata essere corrotta e non perseguiva più gli ideali per i quali noi avevamo appoggiato Scientology. Però dice anche questo, e questo è molto interessante. Quando parla, nello stile classico, parla, io quando dico parla Flavio, dico sempre parlano i servizi segreti. È molto interessante che lui dica: alla fine ho deciso di pubblicare perché sono stanco di queste bugie. Ma quali bugie? Confrontiamoci su queste bugie. Di questi segreti senza senso. Noi non abbiamo nessun segreto, non c'è nessun segreto senza senso che noi dobbiamo tenere nascosto. È stanco di essere diffamato da quelle persone che ha sempre amato. Bene, ci fa piacere che lui ci abbia sempre amato, e meno male che l'ufficio degli affari speciali inserisce anche questa nota. Bene, questa è la prima parte, ma non finisce qua, perché il blog continua in maniera molto più specifica e anche molto più pesante. Quindi l'ufficio degli affari speciali si è prodigato parecchio per scrivere questo, e voglio leggervi dei punti salienti, poi magari vi riporterò tutto in una parte del nostro blog I servizi segreti di Scientology. Voglio leggervi questo scritto da Flavio, ovvero da I servizi segreti. Come famiglia non siamo sempre stati un modello. Ci sono stati tempi in cui, puntini puntini, non c'è ragione come mai qui debba buttare in faccia ai miei genitori i loro peccati. Mi voglio fermare qui. Flavio afferma che noi non siamo stati una famiglia modello. Bene. Ma aveva detto il contrario prima. Nella lettera che è ovvio che il contrario di tutto è tutto, non interessa. Dov'è che vogliono attaccarci? Vogliono attaccarci nei nostri sentimenti. Cioè, il nostro figlio sta dicendo che noi siamo stati una famiglia pessima, non modello. Ci sono stati momenti veramente non positivi. E lui dice: però non voglio buttare in faccia ai miei genitori i loro peccati. Ma quali peccati? Ma perché non sei un po' più specifico? Cioè, queste generalizzazioni a cosa portano? Comunque, al di là di quello che tu hai detto, che lo scopo è silenziare di sicuro quello, ma io lo vedo anche, è una vendetta a sé stante proprio. Cioè, si vogliono vendicare, farvi del male come vendetta, oltre che grazie a questo fare in modo che voi non lo facciate più, ma proprio c'è del sadismo.
Certo che c'è del sadismo. Quindi l'ufficio è una vendetta. Include la vendetta. È ovvio che l'ufficio degli affari speciali non si comporta da buon samaritano. L'ufficio degli affari speciali colpisce, è un sicario che colpisce e vuole fare male. Punto. Esatto. Vuole fare male. Andiamo avanti. Quali sono questi peccati? Rivelali. E poi mette ancora più peso su questa cosa, anche se questi sono molto seri. Cioè questi peccati sono molto seri. Mi piacerebbe sapere quali sono però. Loro lo sanno perfettamente quello che hanno fatto ad altre persone. Noi nella nostra vita abbiamo sempre cercato di evitare. E loro sanno cos'è che devono fare per riparare al danno commesso. Poi vedrete nella telefonata in seguito che io chiedo a Flavio, voglio che lui mi renda conto di queste affermazioni. Ovviamente Flavio, non avendo scritto queste cose, non sa neanche cosa dire, perché non sa neanche probabilmente quello che è stato scritto in questo blog. Vado avanti. L'unica cosa che non capisco è perché loro hanno deciso di abbandonarmi. Questa frase... Questa è una frase eccezionale, direi siamo al culmine della letteratura dell'Ufficio degli Affari Speciali, mi complimento perché nessuno sarebbe stato in grado di fare una frase del genere in un blog. Anche stolta, una frase stolta. Cioè, noi abbiamo abbandonato Flavio. Ci sono delle evidenze che dimostrano esattamente il contrario. E anche qui dico a Flavio che lui ha scritto questo, cerco di fargli parlare e lui cerca di spiegare, attaccandosi ai vetri, come mai considera che noi l'abbiamo abbandonato. Poi continua, perché hanno deciso di dirmi bugie per così tanto tempo, per più di un anno, forse di più, quando io cercavo semplicemente di assisterli ogni giorno, ascoltando e comunicando e aiutando gli altri a capire. Qua Flavio, cioè l'Ufficio dei Fatti Speciali, si riferisce al periodo in cui Flavio è stato in contatto con noi, nell'anno in cui Tiziano era diventato persona soppressiva. Noi invece stavamo in una sorta di limbo e quindi lui cercava di convincerci che Tiziano era il diavolo, che noi avremmo dovuto disconnettere da Tiziano e quindi anche qui non si capisce. Però dice non c'è niente che io abbia potuto fare. Per la prima volta in quel giorno orribile che io ho passato con loro, e quella è stata l'ultima volta e sarà l'ultima volta perché non voglio più essere soggetto a tale violenza. Scusa, sbaglio o si riferisce a quel giorno in cui è venuto a casa vostra per spiarvi? Sì, lui si riferisce, dopo ne parla, di quando... Se lui è venuto lì per spiarvi, mandato... Certo, ma questo lui pensa che non lo sappiamo. Cioè, questi sono tutti i voli pindarici dell'Ufficio degli Affari Speciali. Quindi non metto l'accento, ma metto l'accento su quell'ultimo giorno orribile che ha passato con noi, perché e sarà anche l'ultima volta perché non vuole più essere oggetto di violenza. Noi violenza. Ho cercato di fargli capire, come ho detto prima, che nella sua chiesa c'è David Miscavige, che è il capo supremo, che ha preso a botte dirigenti come pratica usuale. Ci sono aborti forzati, ci sono delle cose che fanno rizzare i capelli. Prigionia, mi avevi detto l'altra volta. Certo, messi in prigione nel buco, ha costruito il buco dove ha messo i suoi dirigenti in prigione. Noi abbiamo usato violenza, noi abbiamo cercato di fargli aprire gli occhi su dove lui era e noi eravamo molto preoccupati perché questa onda magari non si sarebbe più arrestata, però la sua suggestione mentale sul lavaggio del cervello era talmente profondo che nemmeno prendeva in esame la cosa. Quindi lui, l'ufficio dei fatti speciali, dice che noi non abbiamo voluto ascoltarlo e abbiamo discreditato tutto quello che lui è e fa ogni giorno, ha discreditato i suoi amici, David Miscavige in primo, l'ho discreditato e l'ho discredito tuttora. David Miscavige non si è mai presentato a portare prove contrarie a quanto è stato affermato,
ha sempre usato i suoi portavoci, i suoi avvocati prezzolati. Lui non ha mai confrontato una platea e non ha mai fatto in modo di smentire quanto veniva affermato. Quindi noi non abbiamo discreditato nessuno. E poi afferma a carattere maiuscolo che noi non siamo stati sinceri per anni. Noi non siamo stati sinceri per anni. Non so a cosa si riferisce, comunque sia. E loro possono dire, quando loro mi hanno abbandonato in quella maniera terribile, cioè noi l'abbiamo abbandonato in una maniera terribile, ok, che io non avevo più bisogno di loro da lungo tempo. E quello può essere vero perché ho 33 anni, bla bla bla, eccetera, eccetera. Qui voglio saltare, ma voglio passare alla fine, dove dice: alla fine mio padre e mia madre, con il loro comportamento, praticamente hanno distrutto la nostra famiglia. La causa della distruzione siamo io e mia moglie Renata, per come ci siamo comportati. Cioè, Flavio avrebbe preferito che noi fossimo stati zitti, avessimo abbassato le orecchie, probabilmente che noi avessimo disconnesso, quindi tagliato i ponti con il nostro figlio Tiziano. E voglio dire, quello non è distruggere una famiglia? Va bene. Ora, lui mette anche quest'altra frase, dice: malgrado quello che hanno fatto, io li ho perdonati, non ho nessun risentimento. Ci fa piacere. Vuol dire che i servizi segreti non hanno risentimenti nei nostri confronti. Molto religioso, un atteggiamento sì. Molto religioso. Non c'è nessuna ragione per cui io li debba odiare. E voglio sottolineare questo, dove lui dice: io vi voglio bene in essenza. Perché questo è l'addestramento che poi lui riceve quando noi siamo in contatto con lui nella telefonata. Perché lui ribadisce queste cose. Cosa voglio dire con questo? Che l'ufficio degli affari speciali ha programmato questa cosa, il blog, la telefonata, e ha addestrato Flavio su cosa dire nella telefonata. E quando ascolterete l'ispezione della telefonata vi accorgerete di quanto Flavio è a disagio, perché sta ripetendo delle cose che probabilmente non sente. E poi scrive: io vorrei solamente che loro tornassero a ciò che erano qualche anno fa, i miei genitori, mia mamma Renata e mio papà Claudio. Noi non siamo mai cambiati in relazione a essere mamma e papà di Flavio. Siamo tuttora mamma e papà di Flavio. Tuttora stiamo cercando di fare il nostro ruolo da genitori, che è quello di proteggere un figlio, facendo quello che stiamo facendo. Non c'è nient'altro che noi possiamo fare. L'unica cosa che possiamo fare è esporre i crimini, far conoscere quello che succede nell'organizzazione di Scientology e probabilmente fare in modo che le autorità intervengano. Questi sono essenzialmente gli scopi che noi abbiamo, e riavere nostro figlio a casa. E anche per allertare i genitori, gli altri genitori, a certo, stare attenti, aprire gli occhi, che non succeda anche a loro quello che è successo a voi. Veramente questo, penso questo sia molto importante. Quel lavoro che state facendo è veramente molto di valore. Poi mette una citazione di Abba dove dice: il giorno in cui noi avremo fiducia l'uno dell'altro, ci sarà pace sulla terra. Questo bisognerebbe farlo rileggere all'ufficio degli affari speciali a caratteri cubitali, imprimerlo nel loro cervello, perché chi crea le guerre non siamo senz'altro noi. Chi crea le guerre, chi cerca di silenziare qualcuno che critica i loro comportamenti, sono loro. Ora, finisce con: mi piace pensare che presto o tardi i miei genitori torneranno a ciò che credevano e che questo non sia solo un sogno. Bene, Flavio dice che spera che noi torniamo ad essere quello che eravamo. Noi non siamo mai cambiati, noi non abbiamo abbandonato Flavio, assolutamente. Noi abbiamo cercato di fargli vedere cosa succedeva,
Ma è qui che bisogna mettere l'accento. Se un figlio non riesce a vedere, a discernere cosa è stato fatto per fare in modo che lui pensi che noi siamo delle persone malvagie che non vogliamo il suo bene. Cosa è stato fatto a lui per fare in modo che lui ritenga che le nostre valutazioni, i nostri giudizi, dopo essere stati in quell'organizzazione per 40 anni, siano fallaci, mentre le sue osservazioni siano corrette. Osservazioni che omettono una parte consistente, cioè quella di informarsi e di poter essere informato. Perché una setta fa in modo che tu non sia informato. Ma voglio andare avanti e proseguire con un altro spezzone della telefonata. Perché abbiamo visto il blog dove hai scritto che, c'hai, che ti abbiamo abbandonato. Ah, ok, va bene. E che non siamo mai stati una vera famiglia. Ma che bello, ma che bello. Se tu ci vedi come, strano, io sono qua in tour. Lo so, ma se tu hai scritto un blog che dici che ci hai abbandonato, cioè che ti abbiamo noi abbandonato. Non ho capito. Finalmente mi avete rintracciato. Come? Finalmente mi avete rintracciato. Abbiamo trovato il numero, abbiamo chiamato. Va bene. Ma tu puoi stare in comunicazione con noi o no? Dimmi? Tu puoi stare in comunicazione con noi o no? Siete voi che noi avete scelto quella strada lì, com'è che possiamo stare in comunicazione? Che strada abbiamo scelto noi? Non so, avete scelto di mettere le cose brutte su internet, se poi lì. No, noi su internet abbiamo messo solo quello che sono i dati di fatto, non è che abbiamo messo bugie. Ok, anche in questo spezzone della telefonata si capisce quanto Flavio sia imbarazzato nel rispondere. Io cerco di incalzarlo con domande, ma lui non è a suo agio e anzi molto spesso non risponde alle domande. Una delle frasi più paradossali è: finalmente mi avete rintracciato. Non capisco il significato del finalmente mi avete rintracciato, perché se voleva essere rintracciato avrebbe potuto telefonarci, fare sapere che stava bene, cosa che invece non ha mai fatto, e l'ufficio degli affari speciali non ha mai concesso a Flavio di essere in comunicazione con noi. Perché voglio sottolineare questo fatto: l'ufficio degli affari speciali deve colpire il dissidente, deve colpire chi si è tolto dal gregge. Cosa può usare per colpirlo? Può usare le cose a cui lui tiene, e ovviamente se tu hai un figlio in questa organizzazione, questo viene preso come ostaggio e utilizzato per i loro fini. È ovvio che Flavio viene manipolato e gli viene fatto credere che lui sta operando per un fine corretto, per un buon risultato. Quello che sta facendo, lui sta cercando di riportarci sulla strada, sulla buona strada. Difatti afferma che siamo stati noi che abbiamo scelto di abbandonarlo. Questa logica è una logica veramente perversa, perché le policy di Hubbard fanno in modo che la persona non può rimanere connessa a qualcuno che ha ricevuto una dichiarazione come persona soppressiva, come abbiamo ricevuto io e mia moglie. Quindi tu non puoi essere in comunicazione con una persona soppressiva. E quindi non si capisce come abbiamo fatto noi a abbandonare lui. Dovrebbe essere il contrario. Ma lui spinge su quello, lui, ovviamente. L'ufficio degli affari speciali, i servizi segreti spingono su questo fatto: siete stati voi a scegliere questa strada della perdizione, siete stati voi che avete fatto in modo che io non potessi, come facevo io, dice Flavio,
a comunicare con voi se voi avete intrapreso quella strada. E io gli chiedo: ma cosa sono queste cose? E lui dice: avete scritto queste brutte cose su internet. Cioè lui non sa neanche cosa abbiamo scritto noi. Generalizza questi nostri atteggiamenti e li chiama scrivere brutte cose su internet. Comunque, al di là del contenuto di quello che lui ha detto, a me personalmente ha colpito il fatto che lui non era per niente a suo agio. Aveva paura di parlare, aveva un ritardo di comunicazione quando tu gli hai chiesto, non mi ricordo esattamente quale delle domande, perché non possiamo parlare. Prima ti ha detto cosa, come hai detto, dopo che tu l'hai ripetuto, ha aspettato ancora del tempo, è come se aspettava la risposta da Servizi Segreti, che cosa rispondo, come mi comporto. Ecco, l'ho visto anche molto imbarazzato, come se... Non voleva farla quella telefonata, è stato costretto a farlo, non ha potuto dire di no. Certo, sono d'accordo su questo e si vede il grande ritardo di comunicazione. Cioè, prima di rispondere alle domande che faccio io, tipo, ma tu puoi rimanere in comunicazione con noi? Ridimmi, cioè, è ovvio che ha capito bene quello che io gli ho chiesto, perché qui stiamo parlando di direttive ben specifiche che lui è obbligato a seguire, quindi lui non può rimanere in buona comunicazione. Però non è che dice: senti, la conosci anche te la policy che dice che se sei uno soppressivo io non posso parlare con te, quindi cosa mi chiedi? No, cerca di essere garbato nei modi, probabilmente perché è stato istruito dall'ufficio degli affari speciali a non creare ulteriore antagonismo, e quindi cerca di oliare il discorso. Dice: ma siete stati voi, come facevo io a rimanere se... bastone carota, esatto, vuole usare con noi il bastone e la carota, però senz'altro Flavio non stava bene nel dirci queste cose. No, assolutamente. Io ho visto che non c'era astio da parte, un vero astio da parte sua nei nostri confronti. Sì, lo doveva fare, lo deve fare perché sta seguendo una dottrina, e lo deve fare perché lui pensa che noi siamo nella strada della perdizione, ma Flavio in definitiva ci vuole bene. Flavio non ha perso quello, e a prova di questo io vorrei inserire qui in questo documentario una comunicazione che noi abbiamo avuto con una persona che Flavio ha conosciuto bene, visto che erano nello staff assieme a Clearwater. E voglio mettere quanto lui ha risposto a noi una volta che anche lui è venuto a conoscenza del blog di Flavio. Ci ha contattato e ci ha scritto quello che segue. Ciao, ho lavorato direttamente con Flavio per qualche anno e sono qualche anno che l'ho conosciuto a Flag. Non so se è una cosa che vi può interessare, ma magari volete sapere un po' su come sta andando. Non sto cercando di fare nulla, solamente darvi qualche notizia. Ho lasciato la SEAL qualche anno fa. Adesso non ho nessun coinvolgimento. La storia di voi e vostro figlio mi ha sempre turbato. Tutto quello che vi racconto ve lo dico in via confidenziale. Se non mi volete ascoltare, per cortesia, non considerate questo messaggio. Considero che Flavio sia un mio caro amico e penso sia veramente un bravo uomo. Non so quanto questo possa significare per voi, ma vuole molto bene a entrambi voi e pensa molto a voi. Ho deciso di scrivervi perché ho appena visto il suo blog online e ho anche visto che finalmente vi ha parlato qualche mese fa.
ve lo posso garantire io. Flavio non scrive quei blog. Sono stati scritti o rielaborati da Osa. Penso anche che sia molto possibile che qualcuno fosse stato ad ascoltare mentre parlavate con lui. E so quanto questo possa essere frustrante, perché è successo anche a me, quando parlavo con i miei genitori. L'MA, l'addetto all'etica, usava un altro telefono e ascoltava la telefonata. Spesso va in tour, in altre città. Lui va in giro per tutta l'America, però non gli è permesso di venire in Italia. Non vogliono liberarsene. Onestamente, lui fa un sacco di soldi. Quando va nei suoi tour, e poi, ogni settimana, ubbidisce 40 ore. Bene, come avete potuto leggere dai messaggi che questo amico di Flavio ci ha inviato, amico che ha lavorato con lui per parecchi anni nella base di Flag, a Flavio è spiaciuto molto non essere più in contatto con noi, non avere più come riferimento la sua famiglia. E inoltre anche questa persona conferma il fatto che Flavio non potrebbe mai aver scritto un blog del genere, ma che il blog è scritto dall'Ufficio degli Affari Speciali, quindi da Osa. Non c'è dubbio su quello. E lui pensa anche che Flavio non verrà rilasciato, perché Flavio per loro è una risorsa economica, perché Flavio, prendendo 50 o 100 dollari alla settimana, lavora per l'organizzazione di Scientology, audendo, quindi facendo consulenze come auditor, almeno per 40 ore alla settimana, quindi 160 ore al mese, che a una media di 200 dollari ad ora, ma anche molto di più, 300, una stima minima di quanto lui possa produrre per questa organizzazione varia dai 30 ai 60 mila dollari al mese, con un costo magari di un miliardo di dollari. Quindi è antieconomico rilasciare una persona del genere. Al di là di quello, lui viene utilizzato anche in spedizioni in altre organizzazioni. Difatti noi l'abbiamo rintracciato nella East Coast, quindi nell'organizzazione di New York, dove lui viene mandato in queste organizzazioni, dove fa delle interviste e fa in modo che le persone paghino e che le persone poi vadano nella sua organizzazione in Florida, Clearwater, per ricevere questi procedimenti. Voglio sottolineare quindi che un'altra cosa che lui ha scritto è che Flavio non verrà mai mandato in Italia a fare questi suoi tour, perché magari in Italia potrebbe riagganciarsi qualche ricordo positivo, o magari gli verrebbe forse voglia di richiamare i genitori. E quindi c'è un divieto, gli è proibito venire in Italia, come gli è proibito andare a Los Angeles, perché a Los Angeles c'è il fratello Tiziano. Tutto questo l'ho voluto scrivere e l'ho voluto riportare in questo documentario a prova del fatto che nessuno crede che Flavio abbia scritto quel blog. Ma Flavio è addestrato anche in questa telefonata, e si nota dal suo impaccio, da quanto lentamente risponde e da quanto in modo razionale risponde, dai servizi segreti, che sono il vero male di questa situazione. Flavio probabilmente è lasciato a se stesso, o se ci fosse una comunicazione libera dove uno potesse interloquire, ognuno dare i suoi motivi, magari potrebbe giungere a conclusioni diverse, ma questo è proibito, non è possibile. E questo è il motivo per cui questa organizzazione Scientology è una setta. Tu non hai la possibilità di alcuna analisi critica. Ma andiamo avanti e sentiamo il resto della telefonata. Va bene, non è che siamo qui a discutere questa cosa qui. Io vi voglio bene, voi mi volete bene, basta, fine del sito.
E allora perché permetti che Osa scriva che noi non siamo mai stata una famiglia, Flavio? Guarda, è importante che non... A me quello che mi interessa è che lasciate la smera, chiedere in pace. No. Sì, a me sai cosa interessa, Flavio? Una sola cosa, te la dico, poi basta. Mi interessa il tuo futuro e io non meritavo che tu ti comportavi così con me. Ho capito. Io veramente lo ricordo più bene, gli sto andando bene. Mi fate il piacere se non mettete cose strane in giro. Anche questa parte della telefonata è veramente bizzarra, ma si può capire se uno conosce quanto viene indicato nelle direttive di Scientology riguardo alle persone soppressive, si riesce a interpretare le cose che dice Flavio. Scientology dice alla persona che è connessa a una persona soppressiva, in questo caso noi, quindi io come padre e Renata come madre di Flavio, di usare quello che in Scientology viene chiamato belle strade, bel tempo, cioè non rispondere a determinate accuse o a un incitamento verso una soluzione o a domande ben specifiche, bensì a portare la discussione, a deviarla su cose positive, in modo da lenire l'antagonismo che si è creato nella persona antagonista o soppressiva. È per questo che Flavio inizia questo spezzone della telefonata con io vi voglio bene, voi mi volete bene e basta, insomma, cioè, cosa stiamo lì a tergiversare? Io vi voglio bene, voi mi volete bene e è finita lì. Ma facendo questo omette una cosa molto importante, ma se noi ti vogliamo bene e tu ci vuoi bene, come mai sei scomparso? Per 7 anni sei scomparso. Ora, come mai riappari improvvisamente con un blog e riappari improvvisamente con una telefonata, visto che il numero per telefonarti è ovvio che i servizi segreti l'abbiano fornito a Tony Ortega, il quale poi l'ha fornito a noi. Il motivo per cui tu stai facendo, ti stai prestando a questa operazione dei servizi segreti è molto semplice, perché i servizi segreti hanno adottato una nuova strategia. Al posto dell'affronto diretto e quindi dell'attacco diretto, del fair game, del bersaglio libero, cercano di lenire l'antagonismo, portarci a essere silenziati attraverso io vi voglio bene e voi mi volete bene, quindi all'uso di questa tecnica delle belle strade, bel tempo, ma è una tecnica. Ecco, comunque questa tecnica di belle strade, bel tempo, Flavio non è stato capace di farla, perché io non l'ho vista. Questa... Ma certo, perché allora una tecnica... Quello che io ho visto era semplicemente un ragazzo che non era a suo agio, che non sapeva cosa dire, aspettava di avere una risposta e che avrebbe voluto fare chissà che cosa pur di non fare quello che gli avevano detto di fare. Questa è l'impressione che ho avuto io ascoltando la telefonata. Ma certo, perché se fosse stato una cosa vera dove lui voleva mettere l'accento sulle cose positive, che poi è la sintesi di questo belle strade, bel tempo, l'avrebbe dovuto sentire. Sarebbe stato naturale. Esatto, l'avrebbe percepito. Ma sentite, io vi voglio bene, ma smettiamo. Cioè, esatto, lo vedevi naturale. Che era una parte recitata, certo, sceneggiata in precedenza. Certo. Quindi l'ufficio della Valeria ha sceneggiato in precedenza. Ora, alla fine di questo piccolo spezzone di telefonata, lui mette: a lui non gli interessa niente, ti dice, no? Dice tutte queste cose sono cose vostre, cioè. E poi non risponde neanche a come mai lui si sia prestato fare in modo che Osa scrivesse queste cose su di noi. Non nega la cosa, quindi, perché se a me dicessero come mai tu hai lasciato che Osa scrivesse queste cose, gli avrei detto ma quale Osa? Guarda che l'ho scritta io, il blog è mio. Cioè, avrei comunque impugnato l'accusa di falso in questo blog. Lui invece sorvola, utilizza le belle strade del tempo e dice no, a me non mi interessa. A me piace, lui continua a porre l'accento. L'accento è quello che chiamano in Scientology il maneggiamento. Perché queste cose hanno uno scopo: lo scopo è quello di maneggiare, quindi portare a risoluzione la situazione. La situazione è: i tuoi genitori cosa fanno? Praticamente
stanno attaccando Scientology, tu devi risolvere la situazione. Lo fai con Belle Strade, Bel Tempo, e poi li porti a fare quello che tu vorresti che facessero. Smettetela di scrivere queste brutte cose su internet. Ma quali brutte cose? Comunque, andiamo avanti con la telefonata. Però dovresti dirlo ai tuoi amici di OSA, perché tu probabilmente non sai quello che non fanno loro. Non sai quello che ci sta facendo OSA, tu non lo sai. Tu non lo sai cosa ci sta facendo OSA. Che faccio? Sto venendo, sto andando avanti sul ponte, questi casini non mi ci metto neanche, capito? È una questione, no, è stranissimo, ho capito? E non lo so. Ok, quindi quando noi incalziamo su questa situazione, quindi sul fatto che i servizi segreti ne stanno facendo di tutti i colori per cercare di silenziarci, aprono blog, usano gli investigatori privati, diffamano, e tutto quello che potete leggere sul blog OSA, Scientology OSA Servizi Segreti, quando noi diciamo ma questa cosa che tu stai dicendo a noi, quindi che ci vuoi bene, eccetera, dovresti dirglielo ai tuoi amici, dillo ai tuoi amici ad OSA, perché tu non lo sai quello che fanno. Lui glissa immediatamente, non vuole neanche sentire, non è che fa domande, non è che dice scusami, cioè in una comunicazione normale, padre e figlio, madre e figlio, uno direbbe perché, cos'è che succede, raccontami cosa stanno facendo quelle di OSA, cioè se fosse una comunicazione normale e non sceneggiata. Voglio ribadire questo fatto che magari c'è lì anche qualcuno in parte a Flavio che su un taccuino scrive le risposte e questo magari potrebbe anche giustificare i ritardi nelle risposte che ha Flavio. Sì, è anche molto meccanico, ma volevo farti una domanda. Secondo te Flavio non sa, cioè OSA ha detto a Flavio quello che noi facciamo sui blog, ma tu pensi che altrettanto OSA abbia detto a Flavio quello che loro hanno fatto a noi? Non credo. No. Ma questi non vengono svelati, uno perché non ammetteranno mai che sono stati loro. Certo. Anche perché se si va a vedere i blog che loro hanno fatti, sono fatti da persone anonime, in modo che non si possa risalire. Anche alla, agenzie. Agenzie, investigative, visto. Eccetera, eccetera. Sì. Quindi Flavio non sa niente. Non sa niente, lui sa solo che noi stiamo mettendo delle cose brutte su internet. Non noi siamo i cattivi e loro sono i buoni. Esatto. Quando noi gli diciamo, ma tu allora dovresti dirlo a quelli di OSA, e Renato dice, ma lo sai cosa si sta facendo OSA? Lui dice che di quelle cose lui non ne vuole sapere niente perché lui sta andando bene, è tutto a posto. Belle Strade, Bel Tempo. Beh, esatto, che dicevi la, prima. La tecnica di Belle Strade, delle Belle Strade, Bel Tempo, che può funzionare se è fatta veramente come Belle Strade, Bel Tempo, nel senso, alla napoletana, scordamoci un passato, si me napola paesà. Invece qui non è così, perché non c'è proprio la vera, l'empatia non esiste, è semplicemente io sto andando bene, sono qua, voi andate bene, noi andiamo bene, ci vogliamo bene, va bene. L'unica cosa che mi interessa, questo lui continua a sottolineare perché quella è la missione, smettete di mettere queste cose brutte su internet, questo è il succo. Ma andiamo avanti perché adesso io lo incalzo su un tema nel quale lui dovrebbe darmi una risposta specifica, vediamo se me la dà. Cioè, noi siamo qui e siamo qui per te, quando hai bisogno di noi, noi siamo qui. Non siamo una cattiva famiglia, non lo siamo stati mai. Voi avete il vostro punto di vista, io il mio. Non c'è problema. Veramente non c'è nessun problema. Cosa ne pensi, ad esempio, della disconnessione? Perché non possiamo parlare liberamente del mio punto di vista e del tuo punto di vista? Io sono qui che sto andando da Dio e vado avanti la mia strada. Voi fate come che volete. Avete capito? Non c'è niente di nient'altro. Sì, ma ti sembra giusto? Cioè che cioè padre e figlio, madre e figlio non possono avere una relazione se uno invece pensa, tu la pensi come la pensi e noi la pensiamo come la pensiamo, non possiamo avere una relazione? Vabbè, adesso vi scrivo il telefono che non è mio, ma è di quello con cui sono, e lui deve lavorare, quindi deve dare il telefono qui. Va bene. Va bene. Sì. E basta.
Sì, qui l'ho incalzato sulla disconnessione. A parte che lui all'inizio di questo spezzone dice io ho il mio punto di vista, voi avete il vostro punto di vista, non c'è problema. Eh no, e c'è un problema, è anche grosso. Primo problema è che non ti abbiamo più visto in 7 anni e questa è la prima volta con cui parliamo con te. Quindi questo è un problema, visto che tu hai il tuo punto di vista e noi abbiamo il nostro punto di vista. Quindi questo è quello anche che dovresti dire ai tuoi amici di OSA, dell'Ufficio degli Affari Speciali. C'è un problema, non è che non c'è un problema. E la seconda cosa è che quando io gli chiedo ma cosa ne pensi della disconnessione, parte un quindi non c'è una risposta, non esiste una risposta perché non ha risposta, non può dare una risposta logica perché non c'è una risposta logica. Una persona normale, tra virgolette, cioè che non è stata soggetta a una persuasione, quindi a un lavaggio di cervello, avrebbe detto, senti, la disconnessione è quello che io seguo in Scientology, siccome tu sei contrario a quello che faccio io non voglio più avere niente a che fare con te. Ma non è così, perché lui adesso sta applicando un'altra metodologia di risoluzione, non è più la disconnessione ma è il belle strade, bel tempo, perché OSA probabilmente ha detto che cerchiamo di lenire, di ridurre il danno e cerchiamo di fare in modo che loro non mettano più queste cose brutte su internet. Infatti poi torna sempre lì. Ma io quando gli dico, ma ti sembra logico che un padre o una madre non possano discutere del punto di vista diverso con il loro figlio? Qui è il bello della telefonata, perché lui dice, scusa, adesso io devo andare perché il telefono me l'ha prestato questo qui. E questo è veramente ridicolo, non c'è una comunicazione, non c'è una vera... Ma questo è l'errore di OSA. OSA ha fatto un gravissimo errore, perché hanno fatto, scusate, figure di cretini, di deficienti, perché è chiaro che Flavio non era contemplato che potesse dire la sua, che potesse esprimere un giudizio, era fuori discussione. Quindi Flavio era una marionetta con dei fili che venivano di volta per volta da OSA quello che doveva dire. Certo. Non poteva dire la sua, assolutamente. No, quindi quello che viene fuori è la figura di OSA, di essere, sono stati dei cretini, degli stupidi, perché oltretutto non hanno ottenuto niente. Certo, ma loro pensano di essere superiori, e quindi loro hanno queste tecniche funzionano, perché l'ha scritto Hubbard che funzionano, quindi devono funzionare. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno preso Flavio e lo hanno addestrato. Probabilmente Flavio, prima di ricevere questa telefonata, ha ricevuto un addestramento per giorni, per ore. E scusami se ti interrompo, e un'altra cosa voglio dirti. Quello che io penso è che Flavio non era il tipo adatto a cui puoi far dire delle cose del genere, come è stato fatto con altre persone che magari erano più, non so, più scaltre. Flavio no, Flavio non è capace di andare contro i suoi genitori. Questo è quello che penso che possa essere successo, perché altrimenti non si sarebbe comportato come un robot. Sì, di sicuro è stato un robot Flavio. Di sicuro non è capace, di sicuro è stato manipolato, usato. E controvoglia. Controvoglia, perché magari gli dice, a me non interessa niente, certo. Queste sono cose vostre, come dire, lui si vuol tirar fuori. Un conto che mi avete chiesto di disconnettere, va bene, però adesso basta. Cioè... Allora, per Flavio tutta questa situazione è un problema, perché? Perché lui è lì, vuole aiutare gli altri, lui pensa che sta facendo la cosa giusta, perché pensa che è lì, che tutti i giorni sta vedendo le persone stanno meglio, quindi lui sta salvando il pianeta. Lui sta salvando il pianeta, quindi lui pensa di essere nella situazione corretta. E dice, mamma mia che situazione, adesso torno quelli di OSA a dirmi che i miei hanno fatto un altro blog, un altro... Per lui questa è proprio una cosa incresciosa, perché lo sta fermando nel suo, quindi si presta, ma nel senso, ok, dai, cosa devo fare? Va bene, fai il blog, scrivete il blog, ok, volete delle fotografie? Poi si presta a fare questa telefonata, ma non si vede che è una telefonata sceneggiata. Quindi... quello che dici è corretto.
se ci fosse della competenza in questi servizi segreti, la cosa sarebbe stata risolta eoni fa, non solo con noi e con tutte quelle persone i cui parenti hanno disconnesso a causa di Scientology. Perché? C'è una cosa molto semplice. Quando una persona riceve questi attacchi, come da noi, quindi Flavio, in quel momento diventa una sorgente di guai, perché è ovvio che noi a causa, cioè Scientology, l'organizzazione a causa nostra, sta ricevendo queste critiche, questi attacchi che non vanno bene. La cosa più semplice quando una persona è connessa, come ho spiegato altre volte, a una persona soppressiva che va dai media, che va dai giudici, che va dalle forze dell'ordine, è quello di prendere la persona che è diventata un problema per Scientology e scaricarla. Questo è quanto Hubbard consiglia di fare in realtà. La disconnessione, il belle strade, bel tempo, tutte queste altre tecniche sono altre tecniche che devono essere valutate. Ti dice di valutare quando disconnettere, ti dice di valutare quando devi fare belle strade, bel tempo, in maniera anche logica, devo dire. Ma in una situazione come noi, e come noi ce ne sono diversi, i servizi segreti dovrebbero prendere queste persone che sono i figli, le mogli, i genitori di queste persone che attaccano dal di fuori e scaricarle. Veditela con i tuoi genitori. Flavio dovrebbe essere preso, scaricato, e vai dai tuoi genitori e risolvi. Esatto. Se Flavio avesse risolto, bene, altrimenti stai fuori, perché tu sei un problema. Flavio, per Scientology, parliamoci chiaro, per questa organizzazione è un problema. Perché noi, fino a che Flavio non uscirà da questa organizzazione, continueremo a fare questi documentari, continueremo a fare blog, continueremo a scrivere, perché non è corretto che succedano queste cose, perché certo, le persone, certo che non è corretto, devono essere informate. Altre famiglie, non è religioso assolutamente, no, non è religioso, non altre è spirituale, famiglie, non è, se io penso a qualcuno che ignaro di tutte queste situazioni, il proprio figlio, i propri genitori entrano in Scientology e si dovessero ritrovare come noi in una situazione del genere, noi dobbiamo farlo sapere. Certo, è contro i diritti umani. Certo, ma poi tu puoi, va denunciato assolutamente, perché ne ha a che fare i diritti umani, i diritti della famiglia, certo, che è una sacralità inconfutabile. Ma tu puoi credere quello che vuoi, voglio dire, io non sono contro nessun tipo di credenza, nessun tipo di... Credi quello che vuoi, sino a che questa tua credenza non viene a intaccare la mia libertà, le mie relazioni, perché altrimenti non va bene. Certo. Però continuiamo con questa parte adesso della telefonata e vediamo come si è sviluppata. Non è... Guarda, mi piacerebbe che non scrivete queste schifezze su internet, questi punti di vista su internet, perché mi dispiace. Io la mia non ho mai disconnesso. Quello che è successo è che voi ti siete dall'altra parte e che io vado dalla mia parte, non so cosa dire. Cosa vuol dire non hai mai disconnesso, Fermo? Non ti abbiamo più sentito. sei sparito. Che sono io, siete stati voi. Io non ho mai cambiato strada. Sì, ma se la strada abbiamo visto che è perversa, Flavio, noi dobbiamo avvisare. Io non ho mai disconnesso. Quella frase veramente è stato il culmine, l'apice di questa telefonata. Perché fa capire in quale bolla viva nostro figlio Flavio. Nella sua testa è stato inculcato che il motivo per cui noi non ci siamo più visti, sentiti, parlati, è colpa nostra. Perché noi abbiamo abbandonato la strada. Lui... Attenzione, lui non ha mai disconnesso, lui ci telefonava tutti i giorni, cercava tutti i giorni di parlare con noi, ma stiamo scherzando. Cioè, non è vero. Ma certo che non è vero, in maniera sarcastica sto dicendo, io non ho mai disconnesso. Ogni quanto lo sentivate prima? Anche se prima le comunicazioni erano molto rare, un paio di volte alla settimana, certe volte anche una volta al mese, cioè dipendeva da come era messo con i suoi impegni, ovvero ad essere sfruttato nell'organizzazione di Scientology. Ma come fai a dire io non ho mai disconnesso? Vuol dire che
ti sei rigirato la frittata dalla parte che volevi tu. E voglio fare una comunicazione in questo momento sia a Flavio, che non la riceverà mai, ma soprattutto all'Ufficio degli Affari Speciali, che invece la riceverà, essendo assidui frequentatori dei nostri blog e anche di questa serie di documentari. Potete cercare di sviare altre persone, ma qui avete a che fare con persone che conoscono esattamente quello che conoscete voi. Quindi, è bene che agiate nella maniera corretta. La maniera corretta è quella che ho esposto prima. Prendete Flavio e scaricatelo, perché altrimenti semplicemente voi ne subirete le conseguenze. Questo tentativo di belle strade e bel tempo non ha portato a nulla e Flavio ha disconnesso. Non siamo stati noi a disconnessere. Certo che noi abbiamo lasciato quel percorso, come ho detto a Flavio, il percorso è perverso e io non dovevo avvisarlo o dovevo rimanere in quel percorso? No. Quindi, vediamo come finiamo questa telefonata e poi ci saranno altri commenti. È scritto che noi abbiamo i grandi crimini, i grandi peccati con la gente, noi sappiamo quali sono i grandi crimini che abbiamo commesso, Flavio. Devo dare il telefono al sito che deve lavorare. Vedi, e tu non sai che osa scritto queste cose? A me non mi interessa niente, quelle sono cose vostre. No, no, e figurano che le hai scritte tu, fanno figurare che le hai scritte tu. Io vado avanti sulla mia strada, vado a dire, ok, e vado a ritornare da Dio. Io vi dirò veramente, spero che voi andate bene e che fate le cose che pensate che sono giuste, però... Ma secondo te perché Osa usa con noi il fair game e ci attacca a destra, a sinistra? Secondo te perché lo fa? Io non so niente di queste cose qui, non mi interessa niente. Ecco, quello è il punto, che non lo sai. E quello è il punto. Adesso devo andare. I nostri numeri sono sempre quelli, Flavio. Va bene, io vi voglio bene, veramente spero che andate bene, non so cosa dirvi. Io vado avanti con la mia strada. Mm-hmm. Bene, okay. Bene. Ciao. Quindi, incalzato su, ma quali sono questi nostri crimini? Incalzato su ogni cosa che ha scritto sul suo blog, come ho messo all'inizio del documentario, Flavio non ha risposte, anzi dice io non voglio sapere niente di queste cose. Non vuole sapere niente perché non lo sa, quindi... A lui interessa adesso portare a termine la sua missione, la sua sceneggiatura e quindi deve dire che ci vuole bene, deve dire che lui non interessa niente, che noi possiamo avere il nostro punto di vista e che lui sta molto bene e va avanti per la sua strada e spera che noi andiamo avanti per la nostra strada, cosa che noi faremo. Noi andremo avanti per la nostra strada perché noi andremo avanti a portare a conoscenza le persone di quello che succede in questa organizzazione. E questa telefonata non ha importanza quanto telefonata in sé o per quello che Flavio ha detto o per quello che noi abbiamo risposto. Questa è una telefonata importante perché mostra un aspetto di una setta. Sì, esatto. È una setta che manipola le persone. Sono rimasta veramente impressionata al modo con cui si sono comportati con Flavio. Loro hanno manipolato le sue emozioni, i suoi affetti, hanno fatto in modo che lui abbandonasse i suoi genitori, ma gli hanno anche inculcato nella mente che lui non ha abbandonato nessuno. Perché io ci credo, quando lui dice io non ho disconnesso, io credo a Flavio che nella sua testa lui pensi che siamo noi la causa perché noi abbiamo scelto la strada del male. Ma ha ricevuto un grande aiuto da parte dei servizi segreti. Il lavaggio del cervello. E ha ricevuto un grosso lavaggio del cervello. E tengo a precisare una cosa molto particolare. Poco dopo questa telefonata, questo famoso
blog dove Flavio denunciava questi grandi crimini e che non siamo mai stati una famiglia, eccetera, eccetera, magicamente scompare. Il blog di Flavio non c'è più. E anche questo significa che era semplicemente un'arma spuntata. E voi l'avevate registrato? No? Ovviamente noi l'avevamo registrato, per questo ho riportato le cose che sono state scritte. Quindi quello che voglio sottolineare è che Scientology, l'organizzazione di Scientology e i servizi segreti arrivano al punto di utilizzare i familiari per fare in modo che chiunque critichi Scientology venga silenziato. Questo è l'unico scopo e questo è inoltre quello che Flavio continuava a ribadire durante la telefonata. Non mettete più queste brutte cose su internet. Probabilmente la situazione non finisce qui. E quindi vi aspettiamo per altri documentari sul soggetto. Comunque questo è molto interessante perché viene fuori quello che sono le caratteristiche di una setta, che poi sono comune anche ad altre sette, e vanno denunciate, vanno fatte conoscere, perché questo è molto importante. Certo, alla prossima.